Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 28esima puntata della serie tedesca. Oggi siamo qui con Moni, Pietro. Ok, ciao a tutti. Allora ragazzi, io poi non ho più avuto tempo dall'ultima puntata, quindi me ne sono andato subito dopo aver registrato. È passato un giorno, per voi magari anche due o tre, non so, ma comunque è passato un giorno e Simo e Pietro con molta costanza e molta voglia si sono trebbiati in un bel po' di È campi a molta corsa. fatica per i più campi grossi. Ecco, per cui adesso dobbiamo andare, dato che tra poco arriverà l'offerta della colza, come vi ho detto, e ci riprenderemo i soldi che andremo a spendere adesso, perché ho deciso, ragazzi, anche se abbiamo un prestito da far spaventare chiunque, di affittare momentaneamente questa. Io direi di affittarla per... Diamo un'occhiata, direi che 5 ore. Facciamo 3 ore poi al massimo. Lo fa a metro passo. Giusto. Sì, facciamo 2 ore, poi al massimo l'alziamo perché poi tanto c'è da andare. Capito. Io devo andare, diciamo, poi un po' a dormire, per cui. Come lame, ragazzi. Cavolo. Ci serve il carrellino, però. Allora, l'abbiamo affittata per 2 ore, per cui affittiamo anche questa per 2 ore. E poi un carrello. Questo. Ma va bene, cosa mi fai scegliere il colore? Vabbè, questo colore qui mi sembra che sia la case per 2 ore. Ok, Simo, Pietro, eri tu che eri qua, Pietro? Sì. Vieni un po' qui allo store con l'Urleman, che adesso la paglia la lasciamo in secondo piano, che puntiamo tutto sulla colza in modo da fare più soldi possibili, in modo da andare a comprare una trebbia, un carro o... Magari già iniziare anche con qualche botte. Perfetto. E dai. Ah, e il compost, ragazzi. Dobbiamo comprare il compost. Vai. Aspetta che te la metto su bene perché sennò qui si perde in un attimo. Ok. Direzione, campo, campo. Il campo più grande che c'è a colza. 205 lo sta facendo Simo. 100. Allora, 2,13. 213. No, Fatto. Fatto. non è fatto. Cosa dico? Fatto, l'ho fatto prima. Brava, 213? ma c'è per Sul PDA mi dice di no. Beh, allora vai al 172, che è il nostro. Ma lì. Ma c'è per 213? te? 213, ma c'è per te? Ah boh, io ti credo. Il PDA mi segna. Ma lo siamo fatto? No. Mi sa sì, mo il Mi 213 sbaglio. no. Mi sbaglio con un gambo, può essere? Mi sa anche a me. Vediamo un po'. Sì, questo qui c'è ancora giù colza. Sì, vieni. Vabbè, Ah, vai. Vedi me l'ho te, tirato io. o il 172 o il 213. Vabbè, tanto che passi dal 172, va. È possibile che sta trebbia, la case va più piano della Sampo? Vabbè. Sta di fatto che, ragazzi, stasera farming è un po' bagatello. Perché a Simo diceva che c'era un'offerta di orzo, a me a Pietro no. Per cui stasera ha un po' le sue farming. Rimpugnami. Pietro, stiamo facendo la strada. Vabbè. Dai, si fa bene anche lì. Perfetto, abbiamo 6.000 euro. Io pensavo mi costasse davvero molto 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 di più affittare la trebbia qui. So che affittare in questo modo, diciamo che è un po', non dico sleale, perché comunque alla fine trebbiamo tutti i campi in un minuto, però non ho Dan, voluto. scusa un attimo, pure questo campo qua mi sa di colza 182, se non mi sbaglio. Allora, sì, se vedi che c'è colza, Credo, lascia qui. no,
due soldi. Sì, è colza, è colza, lascia pure qui. Beh, in modo che io riesca a prenderla, però. Perché così. Vabbè, la strada io mi butto su dalla prima. Così, bravo. Bom, bom, bom. Ok. Aspetta, Perfetto. senta. Se siamo ancora adesso c'è il carrello. Ma il carrello tu, guarda, qui c'è un capanno, mettilo. Mettilo qua. Che tiene Simo per di più il carrello? Che tiene Simo? Simo ne tiene due di carrello. Ah, i carri, va, sì. Pensavo il carrello del pettine qua. Aspetta. Simo, portare uno qua per la Casso, moglie. affittiamo un cassone ribaltabile che tu, Pietro, appenderai al 6810. Quello lì lascialo qui in uno spiazzo, bravo lì. Come gli ingoti, no? Lo Bergaman Andreas. No, gli ho preso un altro HKV lì, com'è? Comunque ragazzi, a me sembrava che tipo una volta venissero scritti nella chat gli affitti. Mi sembrava. Tipo Come venisse infatti c'è scritto. scritto Denna? Ah, viene scritto. È Sì, rent. a me prima stava scritto. Guarda, io ce l'ho. Ve l'ho detto ragazzi, non so. Ci sta succedendo qualcosa di brutto a farming. Va già bene che sono gli ultimi mesi che giochiamo al 2015, perché un po' per la mancanza di mod, un po' per il resto mi sto davvero stufando di sto gioco. Metterlo a confronto al 2013 altro che. Oramai per sbaglio, ve l'avrò detto già un'altra volta, per sbaglio io avevo cancellato la cartella delle mod di FS 2013 perché pensavo di averla salvata sulla chiavetta, invece non è ve non era vero e quindi l'ho cancellata per sbaglio. Se no io giocherei. Beh, ora non dico farci una serie perché comunque il gioco nuovo è questo. Comunque io se dovessi fare una partita seria dove simulo la realtà, dove mi piace usare le mod che dico io fatte bene, andrei sul 2013. Senza pensarci due volte. Per cui, vabbè. Perché ecco, non è uguale. Ma, beh, tu Simo hai detto che hai iniziato a giocare dal 2015? No, è 2013. E allora saprai le mod che uscivano per il 2013. Sì. Basta guardare voi il fan dell'ultimo Diago che era uscito, il 933, o i John Deere, qualsiasi mod, la 780 di Vasilis, qualsiasi cosa, cioè qui nel 2015 fa tutto abbastanza schifo. Cioè, di mod fatte bene cosa abbiamo? I fan di Diago, adesso si stanno aggiungendo piano piano quelli di CMT che si stanno mettendo sempre a pari, diciamo, perché comunque Douglas. i class di CMT sono un po' molto poche le mod fatte bene. Cioè, siamo arrivati oramai che qualsiasi mod nuovo ne usciranno sì e no una ogni 2-3 mesi. Le altre sono tutte conversioni o mod prese da altri trattori rimodificati, skinnati, robe varie, cioè. Che gli fai? C'è anche tanti modder che sono. Fino a qualche mese fa sapevo un grande modder che era. Adesso mi sfugge il nome, che era ancora. Che non aveva neanche giocato su FS 2015 e che era stato per più di un anno che era uscito il 2015 non ci aveva giocato. Era.
Adesso non me lo ricordo, ragazzi, però. Cioè, boh. Secondo me, non dico che è stato un fiasco per la Giants, perché comunque le migliorie ci sono. C'è cioè il divieto dei mezzi, la grafica e la modell il modello, i modelli che ci sono, secondo me, sono molto, molto migliorati rispetto al 2013. Però, per quanto riguarda il modding, a parte come dicono tanti gli script della Giants, che comunque, se ci fate caso, script o non script, se guardate la ultima che ha fatto BM, i fend che ha fatto Ago, e adesso mi vengono in mente questi qui che secondo me sono le migliori mod. Cioè, sono davvero. Secondo me script è un po' una scusa il dire che la Giants non rilascia gli script ai modder, perché alla fine, secondo me, io reputo mod che secondo me non manca nulla a queste due che ho appena detto. Per cui, se gli script non c'erano a quei modder, non vedo perché gli altri dovrebbero sentirne così tanto la mancanza. Però c'è anche il fatto che adesso c'è sempre più gente che modifica le mod, per cui, boh, avete Come fai? capito. Ma l'Hurleyman a mezzo della strada? Che sta a fare? Dov'è che sei, Simo, te? Allora, io sto sul gambo Ah. 205. Dai, poi qui tiro su doppio, dai. Ma Però come riporta lo carro via, eh? sì, Pietro, se tanto vuoi lasciare qui, io m'arrangio, non. Amen. Potrebbe una bella capienza, per fortuna. 10.750 Sì. Beato litri, qualcosa del genere. te. Questa è con 4.022. Madonna. La lama? 10 e mezzo. Questa qua 3 metri. Ma ragazzi, io ho preso la case perché mi ci sono buttato così a capofitto, neanche senza ragionarci Questo è un troppo. po' Ma la però prima noi la trebbia che di dovremmo questo prendere tipo. non penso minimamente sia questa la prossima trebbia che prenderemo, penso sia una Lexion o una Tucano. Dopo Daniele Tendi. Sì, allora che se dopo senti che schifo! Ma vai! Ecco. Ma via! Gli prenderemo una Tucano. La. No, no, non la Tucano, la Mega. La Class Mega. Io gli piglierei una faccia finale. Così Ecco. almeno. Fa come se facendo nuovo, Adesso noi abbiamo ospitato per 2 ore, ma mi sa che io, vabbè, la mia intenzione era di trebbiare tutta la colza che c'è sulla mappa. Ma ma adesso mi troppi sto gambi ci ridimensionando. stai, troppi gambi ci stai da raccogliere. Lo so, ma con questa trebbia qui facciamo presto. Adesso vediamo, adesso mi è venuta una mezza idea, magari affittarne un'altra. Diamo un'occhiata adesso. Vendere quella e Palline affittarne qua. un'altra. Un'altra case. Cioè, vendere lo shampoo lì. Lo shampoo. Tanto poi i soldi che andiamo a prendere con la colza, una trebbia decente ci esce di sicuro, ma proprio sicuro. Sì, ma lo combo se la quando costa? 125.000. Ma no, ma se abbiamo 100.000 litri di colza, io penso che un bel po' di soldi li facciamo. E dato che facciamo i soldi, andare avanti con quella trebbia lì è un po' inutile. Dobbiamo cercare di espanderci, comprare campi, perché abbiamo 3 campi adesso, e mezzi. Ma adesso, prime necessità sono trebbia e
Boh, carro per ora dai, si può tenere questo. Si vende quello piccolino, magari se ne compra un altro. Comunque, prima necessità è una trebbia. Poi un trattore un pochino più potente. E poi, assieme al campo, vanno comprati anche gli attrezzi un pochino più grandi, perché con gli attrezzi da 3 metri. Ecco, Vai 205, infatti. domani vai. Dove presenti? Qua sotto a 6 metri niente. Eh sì, davvero come mappa. Vorrei prendere anche magari qualche campettino d'erba, giusto per iniziare anche un po' con l'erba. Se poi dobbiamo fare compost, oltre alla paglia, magari un pochino di fienagione. Andare al periodo devi. Eh sì. Qua Fa il giusto lupo in stamattina montagna. passavo con la corriera, c'era un 6170R che sfalciava. Alle 6 del mattino. Normale. Non ti fuga, capito? Oh, guarda Simo, c'è quello con la mongolfiera. Ci Saluto. ha portato fino a... Eh sì, io guardo la mongolfiera e taglio... Vabbè. Lasciamo perdere. Chi si è bagnato? Non mi sente. Il bagnato! Compriamo un megafono. Io comprerei una doppietta. Vedo se mi riesco a svilupparlo. il Ma cecchino. almeno cala yoga. Sì, infatti, là al gas, vanno a gas, no? Le mongolfiere, mi sembra. No, c'ha tipo propano, Gas propano. una specie, Ah, ok. io non so esperto, ma boh, però. Lui, è Daniele l'esperto di mongolfiere, mi sembra. No, non è vero. Non esperto di pesce, ma sembra E lui pescarne. pesci. Dice che va a pesca, ma dice che non Pesci, pesca mai niente. eh. Peggio di me. Io una volta sono andato a pesca con mio Due zio, note. che lui ci va, cioè lui ci va sempre praticamente per pescatore. Ho preso dopo tipo 2-3 ore che stavo lì a pescare, forse anche di più. E non avevo tirato su niente. Ha preso in mano la canna mio zio. Non chiedermi come è riuscito a farmi attaccare un pesce, me l'ha data a me e io me lo sono fatto scappare. E da lì ho capito che era la prima e l'ultima volta che sarei mai andato a pesca. Ma dai, ma come fa a fare solo i 22 all'ora, sta cavolo di cosa? Sta case. Vabbè. Dai, un campo l'abbiamo fatto, adesso diamo un'occhiata a quanti litri abbiamo fatto sul carro e poi direi che possiamo concludere la puntata. Noi andremo avanti a oltranza per le trebbiature, per cercare di fare soldi. Penso che la prossima puntata sarà direttamente vendita a colza e penso che affitteremo di nuovo questo carro qui, almeno andiamo via con due trattori e due carri, facciamo prima, due trattori e tre carri, scusate. No, 74 litri, che non mi si chiude la trebbia poi. Niente. Abbiamo fatto quasi 17.000 litri, per cui direi che può andare bene. Dai, sul 132 un campettino piccolino, su. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Money. Pietro. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.